All'inizio degli anni 70, una piccola nazione del centro Europa assurge agli onori della cronaca grazie al conseguimento di risultati sportivi eccezionali. Che siano giochi olimpici, campionati europei o mondiali, di qualunque disciplina, gli atleti della Germania Est, stato satellite dell'Unione Sovietica durante il periodo della Guerra Fredda, vincono medaglie su medaglie, stabilendo nuovi record mondiali ad ogni manifestazione. Per anni, la supremazia della DDR in ambito sportivo viene salutata come il trionfo dell'organizzazione socialista e dell'ingegno di scienziati, tecnici e allenatori capaci di preparare una generazione di atleti ad eccellere in competizioni di livello mondiale. Col tempo ci si renderà conto che la natura di certe prestazioni fenomenali era da ricondurre non soltanto agli allenamenti, ma anche a qualcosa di decisamente più inquietante: l'utilizzo sistematico di sostanze dopanti sintetiche dai micidiali effetti collaterali. L'apertura degli archivi della Stasi, la polizia segreta della DDR, subito dopo la caduta del muro di Berlino, rivelerà un sistema perverso in cui è lo Stato stesso ad organizzare e distribuire sostanze farmaceutiche di supporto ai propri atleti, molto spesso a loro insaputa. In Medaglie sintetiche si raccontano le drammatiche storie personali di alcuni di questi atleti, delle loro vittorie finte e del prezzo che i loro corpi hanno pagato pur di soddisfare il bisogno di emancipazione sociale e politica di un paese. Si racconta anche come è stato possibile per i coraggiosi Brigitte Behrendonck e Werner Franke indagare e svelare un sistema fra i più inaccessibili e segreti al mondo e di come si è arrivati ad una sentenza storica che ha visto condannare personaggi intoccabili dell'elite medico-sportiva della Germania Est. Per la prima volta in italiano, il resoconto completo dello scandalo più incredibile della storia sportiva recente. Medaglie sintetiche, disponibile su Amazon.